Schia, piaccia, play, premi, like. Ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto. Se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Trovi tutto e di più. Forza, fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi, o meglio il vecchio con una variante molto più semplificata che ci consente di guadagnare soldi a vagonate ragazzi. Questo è quello che voi dite non funziona, non funziona, l'ho portato in live ma funziona benissimo, siete voi che magari non avete pazienza di farlo. Per fare questo glitch dovete essere in una sezione solo a inviti, così non vi rompe il cazzo nessuno, avere una Karin Sultan con la targa personalizzata, un centro operativo e un garage pieno di LG ragazzi. Il passaggio è semplice: quando siete nel centro operativo, che cosa dovete fare? Dovete aprire il telefono, andare sull'icona di internet e ovviamente non dovete selezionare internet altrimenti vi fa scendere, e dovrete premere XR2 quasi pizzicando il joystick in maniera tale da uscire dal veicolo senza, diciamo, senza auto, in maniera tale da poter duplicare il tutto. Insomma, come vedete a me si è duplicata ragazzi, le auto sono una dentro l'altra. Allora, a volte può capitare che spawnano sotto mappa, basterà che con diciamo l'NC richiamate l'auto e la rimandate nel deposito e ripetete il glitch. Una volta fatto questo ragazzi, quando avete questi due veicoli uno sull'altro, anche come stavano prima, non c'è problema. Quando avete questi due veicoli aprite il telefonino di internet, andate su Wallstock e sul secondo slot comprate l'officina più l'armeria. Allora ragazzi, alcuni mi hanno scritto preferisco l'altro perché non si spendono soldi. Allora, in questo glitch i soldi si spendono una volta sola, dopodiché riportate il vostro centro operativo all'origine, ma facendo questo passaggio avete la possibilità di duplicare 10-20 auto senza stare lì a rompervi il cazzo con XR2. Questo è quello che non capite, che per non spendere $100,000 o $200,000 perdete una cifra di tempo e denaro in pratica. Quindi a questo punto ragazzi, quando avete l'auto dentro al centro operativo nell'officina con la targa personalizzata, ovviamente, perché in questo caso le targhe rimarranno, nel senso che la targa sarà un clone della vostra targa, quando sarete nel centro operativo ragazzi, che cosa dovete fare? Scendete, ve ne andate in garage, prendete una LG qualunque, una qualunque LG che avete in garage comprata, non lo so, quello che cazzo vi pare a voi raga, una LG dovete piacere, è una cazzata sto glitch, un culo vi entra in testa, no ragazzi, non capisco come cazzo fate a non capire sto glitch. E in pratica che cosa dovete fare? Prendete sta LG, la lasciate fuori dal centro operativo, entrate nel centro operativo, fate la sostituzione della targa della Sultan che sta nel centro operativo, non sostituzione targa, cambiate semplicemente il colore, ovviamente la riparate se c'è da ripararla, cambiate semplicemente il colore e poi uscite a piedi ragazzi, uscite a piedi dal centro operativo lasciando l'auto nel centro operativo. Una volta fatto questo, l'unica cosa che dovrete fare è tornare in garage a piedi ragazzi, prendere un altro veicolo LG RH8 a costo zero e dovrete tornare nel centro operativo. Ora vedete qui c'è un posto vuoto ragazzi, ma appena rientrerò vedrete che ci sarà una LG. Allora riprendete la LG e riandate verso il centro operativo ragazzi, mollate la LG fuori, salite sul centro operativo, cambiate il colore della targa, scendete dalla LG e tornate in garage, dalla retro custom, scusatemi, dalla cazzo di Sultan di merda, scusate, e tornate in garage. Quindi scendete, ritornate in garage, a questo punto già avete fatto due cloni ragazzi, uno sarà invisibile momentaneamente in garage, invece uno appena rientreremo
ti verrà subito visibile. Quindi rientriamo in garage e prendiamo un'altra Elegy. Come vedete, al primo posto c'è una Sultan. Adesso, quando io rientrerò un'altra volta, al secondo posto ci sarà una Sultan e il terzo posto sarà invisibile. Quindi ragazzi, approfittate veramente di questo glitch. Io ve lo sto facendo vedere che cosa dovete fare, è veramente una cazzata. Andate nel centro operativo, cambiate la targa, la Sultan che è dentro il centro operativo, il colore della targa ovviamente, ve ne tornate nel garage e avrete un'altra duplicazione fatta, ragazzi. Questo glitch, secondo me, più facile di così non c'è, ragazzi, non c'è. Un glitch da fare da soli così facile non si è mai visto, ragazzi. Quindi non continuate a commentarmi non funziona, non funziona, non esiste, io non riesco. Allora, se voi mi commentate io non riesco, io sono d'accordo, ci posso anche stare, ma col non funziona non ci posso stare, ragazzi. Questo glitch l'ho girato 5 minuti fa, il tempo di editarlo, che eccolo qui insomma, e il tempo di caricarlo. Quindi ragazzi, non mi venite a dire cazzate, non riuscite voi. Perfetto, ci sta tutto. Quindi adesso io torno in garage, ragazzi, e vi faccio vedere che c'è ancora un'altra auto. Io in questo glitch ne sto duplicando 5, ragazzi, in una velocità allucinante, allucinante, ragazzi. Cioè, io non so che altro dirvi, cioè addirittura venirmi a dire preferisco quello di ieri perché non si spendono soldi. Qui spendi i soldi, ragazzi, una volta spendete i soldi, e l'altra volta quando andate a recuperare la vostra auto, cioè, o comunque il vostro deposito veicolo. Però insomma, i soldi si spendono una volta. Ragazzi, rientro nel centro operativo, faccio un altro cambio targa e ho un'altra duplicazione, ragazzi, semplice semplice, proprio come bere un bicchiere d'acqua, ragazzi, è qualcosa di allucinante. L'ho portato anche in live, però visto che ha, diciamo, riscuotuto poco interesse, diciamo, poche visualizzazioni, ma non per le visualizzazioni, ma per quanto riguarda l'interesse, anche perché magari in live mi hanno fatto 2000 domande, il raduno di qua, il raduno di là, e cazzi e mazzi, e quindi diciamo l'ho voluto portare in video. Quindi io adesso, ragazzi, esco e rientro e vi faccio vedere le duplicazioni, ragazzi. E quindi abbiamo duplicato queste 5 Sultan retro custom. È abbastanza semplice, ragazzi, il glitch. Per sbaggare l'auto che avete nel centro operativo basta che ricomprate il modulo di deposito veicolo e l'auto si sbagga, ragazzi. Fino a quando non avete bisogno di sbaggare, volete continuare a fare il glitch, lo potete tenere lì e continuate a fare il glitch. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Un saluto a tutti, al prossimo video.